Going Digital nasce dal bisogno del mondo cooperativo di affrontare questa fase nuova, la fase della trasformazione digitale che sta caratterizzando tutto il mondo economico e non può non caratterizzare il mondo cooperativo. Abbiamo iniziato a lavorare ormai da 2 anni sulle modalità o le possibilità di supporto alle imprese cooperative nella fase di trasformazione digitale e ci siamo accorti fondamentalmente di 2 esigenze. La prima era un'esigenza più culturale: occorreva portare le imprese cooperative ad acquisire la consapevolezza del bisogno di avviare questa fase. Dall'altro, nel momento in cui abbiamo affrontato questo tema, ci siamo accorti che c'era un problema forte di competenza all'interno delle imprese cooperative, competenze che non erano presenti all'interno delle imprese e che non erano neanche presenti sul mercato del lavoro in modo così diffuso. Da qui la necessità di costruire un percorso di alta formazione che coinvolgesse chi lavorava nelle cooperative per costruire un insieme di innovatori che potessero appunto nelle imprese cooperative contaminare e costruire le condizioni per avviare processi di trasformazione digitale. Siamo riusciti a costruire questo progetto anche attraverso il supporto di Coopfond, che ci ha consentito con le risorse messe a disposizione di finanziare 13 borse di studio che hanno dimezzato il costo anche per le imprese cooperative. Coopfond è il fondo mutualistico di Legacoop, è alimentato dal 3% degli utili delle cooperative e serve per promuovere cooperazione e per aiutare lo sviluppo della cooperazione esistente. Quindi svolge un ruolo importante all'interno dell'economia cooperativa, utilizzando però risorse che provengono dalla cooperazione stessa. Fra gli obiettivi che Coopfond si pone è quello di favorire l'innovazione ed è quello di favorire la formazione. Il progetto che ci è stato presentato da Legacoop Bologna ci è parso molto adatto e molto in tema. Ci è piaciuto il progetto e ci sono piaciuti i partner. Si rischia su questo argomento di andare dietro alle mode, invece in questo caso il progetto è strutturato e fatto da partner molto affidabili. Questo ci ha spinto a sostenerlo. Le nostre ragioni istituzionali da un lato e la qualità della proposta dall'altro. C'è un elemento in più che a me piace sottolineare ed è rappresentato dal fatto che si troveranno in questo contesto formativo cooperatori e cooperatrici che provengono da diverse esperienze, da diverse competenze e da diversi territori. Questo è un valore aggiunto, perché se la cooperazione vuol dire fare assieme, stare assieme, mettere assieme appunto competenze, provenienze, crea legami e favorisce la formazione e favorisce anche il positivo uso della formazione successivamente. Un elemento fondamentale in questo percorso è accompagnare le persone nell'acquisire le competenze per poter utilizzare le nuove tecnologie nello sviluppo del proprio lavoro. Le persone per noi rimangono al centro. La nostra idea trasformazione 4.0 è un'idea che ha comunque al centro le persone, sia come destinatari delle soluzioni che le cooperative mettono in campo per rispondere ai bisogni, sia come operatori che utilizzano la tecnologia per creare risposte più soddisfacenti, più efficaci. C'è un altro aspetto che ci interessa molto, che è quello che la tecnologia può utilizzare nelle nostre imprese nel democratizzare i processi di produzione. La nostra idea è che quindi occorra lavorare innanzitutto sulle competenze. Questa attività formativa, questa proposta di formazione serve a aumentare la consapevolezza, a creare una cultura della trasformazione digitale dei processi di produzione, a rendere le persone competenti rispetto ai contenuti tecnologici, ma anche adeguate nella loro capacità complessiva di pensare il business delle cooperative, per
pensare i prodotti e governare i processi in un contesto che è trasformato dalla presenza delle nuove tecnologie, ma che non è sostanzialmente mutato nei suoi scopi.